Apriamo questa riunione nel nome del Padre, del Figliuolo, dello Spirito Santo, un Dio solo che è benedetto in eterno. Amen. Prendiamo la Bibbia e leggiamo la parola del Signore. Efesini, capitolo 5, dal versetto 18. Non ubriacatevi, il vino porta alla dissolutezza, ma siate ripieni di spirito, parlandovi con salmi, inni e cantici spirituali, cantando e salmeggiando con il vostro cuore al Signore, ringraziando continuamente per ogni cosa Dio Padre, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, sottomettendovi gli uni agli altri nel timore di Cristo. Mogli, siate sottomesse ai vostri mariti come al Signore. Il marito infatti è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa, Lui che è il Salvatore del corpo. Ora, come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli devono essere sottomesse ai loro mariti in ogni cosa. Mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla, dopo averla purificata, lavandola con l'acqua della parola, per farla comparire davanti a sé, gloriosa, senza macchia, senza ruga o altri simili difetti, ma santa e irreprensibile. Allo stesso modo i mariti devono amare le loro mogli, come la loro stessa persona. Chi ama sua moglie ama se stesso. Infatti nessuno ha mai odiato la propria persona, anzi la nutre e la cura teneramente, come anche Cristo fa per la Chiesa, poiché siamo membra del suo corpo. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due diventeranno una carne sola. Questo mistero è grande. Dico questo riguardo a Cristo e alla Chiesa. Ma d'altronde anche fra voi, ciascuno individualmente ami sua moglie come ama se stesso, e altresì la moglie rispetti il marito. Il passo che abbiamo letto e il seguito tecnicamente viene chiamato codice domestico. Nelle epistole Paolo, non in tutte, riporta delle raccomandazioni nei confronti dei coniugi, dei figliuoli, dei genitori e anche dei servi. Queste raccomandazioni vengono intese di solito come una sorta di testo che, a seconda dell'occasione, l'apostolo o chi per lui utilizzava nelle lettere. A nostro fermo giudizio, in realtà non si tratta di un codice, di una sorta di testo che con il taglia e incolla veniva spostato, ma piuttosto si tratta dello sviluppo naturale, se volete logico, di premesse bibliche che Paolo ha posto nei versetti precedenti. Se avete fatto caso lungo la lettura, se avete notato la struttura del passo del testo che abbiamo letto, tutto
viene riportato a quella prima, breve ma essenziale frase. Siate ripieni di spirito, ringraziando, cantando, sottomettendovi, quindi siate ripieni di Spirito Santo, nel frattempo conservate la pienezza, lodando il Signore, sottomettendovi gli uni agli altri, onorando il Signore. Poi nel testo c'è un salto, un soprattitolo, che francamente nella lettera di Paolo non esisteva, e di solito noi interrompiamo lì la lettura. La interrompiamo sottomettendovi gli uni agli altri come nel timore di Cristo, punto. Poi c'è l'altro capitolo, capitolo mogli e mariti. Ma nella lettera scritta da Paolo non c'era il salto, è tutto unito. E dunque anche il discorso seguente, mogli siate sottomessi ai mariti, mariti amate le mogli, figli e tutto il resto del brano è sempre collegato all'inizio, siate ripieni di Spirito Santo. In altre parole, e in buona sintesi, anche il buon andamento coniugale e familiare dipende da una buona, sana, sincera e schietta comunione col Signore. In buona sostanza, la pienezza dello Spirito Santo non è e non può essere soltanto una momentanea e passeggera sensazione o benedizione, ma è qualcosa di molto più corposo, di molto più efficace, di molto più pesante, di molto più concreto. Perciò, stasera, con l'aiuto del Signore, dobbiamo necessariamente proseguire il commento e collegare alla frase «Siate ripieni di Spirito Santo» quanto viene detto riguardo, nel nostro caso, moglie e marito, ma se volete poi possiamo parlare dei figli, possiamo parlare dei servi, dei padroni, eccetera, eccetera. A costo di ripeterci, cos'è la pienezza dello Spirito Santo? Di solito a questa espressione si dà una spiegazione che parte dall'esperienza personale. Quando a me capitò, quando io ho realizzato, e queste spiegazioni non funzionano, perché le spiegazioni di concetti biblici vanno date sempre a partire dalla Bibbia stessa. Cosa insegna la parola di Dio riguardo la pienezza dello Spirito Santo? Uno, insegna che la pienezza dello Spirito Santo è conseguente alla salvezza. Quando il Signore rigenera, dona lo Spirito Santo. Ma quando il Signore battezza nello Spirito Santo, allora riempie. La salvezza o rigenerazione, per essere ben precisi, è quel miracolo incomparabile, quel miracolo meraviglioso, quel miracolo che vale la vita eterna che solo il Signore è in grado di compiere. Lo Spirito Santo lava, si chiama lavacro dello Spirito Santo, purifica. E viene ad abitare nel cuore, anzi nel corpo. Ma a questo segue un'altra promessa, il battesimo. E voi sarete riempiti di Spirito Santo. È la promessa del Signore Gesù alla fine di Luca, del Vangelo di Luca, all'inizio del libro di Atti. La pienezza dello Spirito Santo coincide con il battesimo. Si riceve, quando si riceve, il battesimo nello Spirito Santo. Nel libro degli Atti è scritto che gli apostoli, il giorno di Pentecoste, ed è scritto nel famosissimo capitolo 2, che penso conosciamo a memoria, è scritto che tutti furono riempiti di Spirito Santo e dopo, o in contemporanea, cominciarono a parlare in altre lingue. Non si parla in lingue per essere ripieni di Spirito Santo. Si è riempiti di Spirito Santo e il segno iniziale sono le lingue. Ecco perché alle volte determinati battesimi sono delle benedizioni, ma non sono veri battesimi. Perché innanzitutto il Signore onora l'opera di Gesù, accede alla fede, al cuore, e dunque riempie.
E quando il credente è riempito di questa visita celestiale, scaturisce in lingue che non conosce. La pienezza non sono le lingue. Questo vuol dire che le lingue sono il segno, si vede, si sente, ma la pienezza è ben altro. E la pienezza dello Spirito Santo si prolunga anche dopo il battesimo. Guai se non fosse così. Ogni giorno nel libro degli Atti sfogliamo e leggiamo che l'Apostolo Pietro, presente il giorno di Pentecoste, fu riempito di Spirito Santo in diverse occasioni. Non era stato battezzato? Certo che sì, ma aveva bisogno, abbiamo bisogno di una visita, direi, quotidiana dello Spirito Santo, che va ripetuta, ricercata, rinnovata. La pienezza dello Spirito Santo si misura nel fervore, nell'amore per il Signore, per l'opera di Dio, nella consacrazione, nel sacrificio. Si misura dunque in ciò che non solo si sente, ma in ciò che altri vedono. Mogli, mariti, ritorniamo a casa. Perché la pienezza dello Spirito Santo si vede anche a casa. Ritorniamo al nostro testo perciò. Pienezza che si riceve con il battesimo. Pienezza che va ricercata e ripetuta. Pienezza che non solo si prova e si realizza, ma si vede. Si vede nella comunione con il Signore, con i credenti, nella consacrazione e l'evangelizzazione, battezzati di Spirito Santo, Pietro e i 120 fecero ciò che non volevano fare prima, cioè s'alzarono in pubblico e rischiarono praticamente la pelle e annunciarono l'Evangelo. La pienezza di Spirito Santo è qualcosa di reale, di bellissimo, ma di estremamente vero e concreto. E se tutto questo lo riportiamo a casa, siate ripieni di spirito, poi mogli, mariti, siate ripieni di spirito, il che vuol dire siate ripieni, così evitate il vuoto. Perché molte volte i problemi sono determinati dal vuoto, da determinati vuoti che permettono la proliferazione di germi, di batteri dannosi in senso spirituale. Laddove la nostra vita con il Signore è intensa, è vera, è schietta, quando la nostra comunione col Signore è una comunione non semplicemente cristiana, ma totalmente cristiana secondo la parola di Dio, quando dunque vi è reale pienezza di Spirito Santo, state pur certi che certi vuoti pericolosi vengono colmati dal Signore stesso, certi vuoti d'aria, di vuoto. Abbiamo dei coniugi pessimi per rimanere nel libro degli Atti. Anania e Saffira andavano d'amore e d'accordo nel male. Non avevano mai litigato, anzi, si ritrovavano a quanto pare in tutto. Il problema è che il tutto era esattamente il contrario di ciò che il Signore voleva. Abbiamo un'altra coppia di coniugi nel libro degli Atti, famosissimi, Aquila e Priscilla, poverini, erano a Roma, ci fu una persecuzione contro gli ebrei, furono cacciati, si ritrovarono in Asia e lì andarono, frequentavano le riunioni e frequentando le riunioni conobbero un certo Apollo, poi incontrarono Paolo, poi si ritrovarono altrove. Questi due hanno patito molto di più dal punto di vista pratico, perché Anania e Saffira erano pure ricchi, tra l'altro. Si potevano permettere il lusso di vendere delle terre e di donare alla Chiesa. Loro due lavoravano, erano artigiani, Aquila e Priscilla, e hanno girato mezzo bacino del Mediterraneo per la loro fede. Ma che differenza! Quando siamo ripieni di Spirito Santo, il vuoto, ciò che è inutile, ciò che può brillare e attrarre Anania e Saffira, è colmato dalla presenza del Signore. Ancora prima di capire, provo ad essere
Chiaro, ancora prima di capire cosa non va fra me e te, alle volte fra coniugi cristiani si sentono dei discorsi, si usa un vocabolario che francamente non è esattamente quello che ha usato Gesù. Prendiamoci la pausa, vediamo cosa non va fra me e te, ragioniamo, ma i figlioli di Dio parlano così. La pausa è un vuoto. Cosa non va fra me e te? Cominciamo a considerare cosa non va in me. Pensiamo allo stile di vita, diciamo così, che abbiamo condotto finora. Alle volte c'è stato troppo vuoto e troppo accordo riguardo il vuoto. Non è forse il caso di pensare che lo Spirito del Signore deve totalmente riempire il nostro cuore? Siate ripieni di Spirito Santo. Siate ripieni e continuate ad essere pieni di quella pienezza celestiale, scusate la ripetizione, che viene dalla presenza del Signore. Perché quando il cuore è pieno non è vuoto, e quando è pieno del Signore, state pur certi che nonostante la nostra fragilità, le nostre mancanze, state pur certi, pieni del Signore, abbiamo anche la protezione del Signore. Quando l'intento è non metterci d'accordo, quando non ci troviamo d'accordo per raggiungere o fare ciò che tutto sommato non ha senso, ma quando lo scopo è onorare il Signore, quel Signore che ci ha salvati, annunciare l'Evangelo, amare i nostri cari, crescere i nostri figli nel timor di Dio, tenere alta la bandiera dell'Evangelo, quando questi sono gli scopi, non c'è vuoto che regna, perché vuol dire che lo Spirito Santo ha riempito i nostri cuori. Di che cosa parliamo fra noi? Qual è lo scopo di casa nostra? In cosa siamo d'accordo? In cosa troviamo accordo? Alle volte il problema è il vuoto, un pericoloso vuoto. È un'assenza di preghiera, ma è soprattutto l'assenza della pienezza dello Spirito Santo. La ricerca di questa meravigliosa benedizione dovrebbe animare tutti noi tutti i giorni, e questo evidenzierebbe maggiormente il carattere di Cristo. Perché la sintesi pratica della pienezza dello Spirito sta proprio qui. Molte volte leggendosi ci si sofferma, mogli siate sottomesse ai mariti, dimenticando il versetto precedente che dice sottomettendovi tutti gli uni agli altri nel timore di Cristo. La pienezza dello Spirito Santo, il carattere di Cristo in noi, non ci induce a pensare che le relazioni siano relazioni di forza. Perché fra credenti le relazioni non possono essere di forza, ma le relazioni sono relazioni di comunione. Sottomesse come la Chiesa a Cristo. Ma poi è scritto pure, mariti amate le mogli come Cristo ha amato la Chiesa. È chiaro che un paragone ai mariti non è chiesto di morire in croce. Così che alle mogli non è chiesto di adorare i mariti. È chiaro che è un paragone, però per quanto queste parole oggi suonino strane alla maggioranza, non sono strane. Quando il carattere di Cristo è veramente in noi, noi non misuriamo tutto in termini di autorità e di forza, ma misuriamo tutto in termini di grazia e di amore. Siate pieni di Spirito Santo. Si parla di moglie, si parla di mariti, si parla del carattere di Cristo, ma avete fatto caso? Riguardando le mogli si parla di una sottomissione amorevole, di un rispetto, e parlando dei mariti addirittura viene riservato molto più spazio. Dare se stesso, ama come te stesso, sono le stesse parole di Gesù, ama il prossimo tuo come te stesso. Alle volte noi vediamo il nostro prossimo più vicino, che sono proprio i nostri coniugi e i nostri figli. Vi sono strategie di coppia che possono avere un senso, per carità, non voglio, ma se tutti ricercassimo e realizzassimo la pienezza dello Spirito Santo. Perché cari, fra credenti, fra coniugi cristiani, se sorgono problemi non possono non essere di carattere spirituale. Perché se fra due figlioli di Dio vi sono attriti, qualcosa non funziona.
e affinché questo non accada e addirittura questo non diventi ancor peggio altro, ecco l'indicazione: siate ripieni di Spirito Santo. Noi dello battesimo dello Spirito Santo ne facciamo soltanto un uso ecclesiastico. O le lingue, o le mani alzate al cielo, o i canti. Ma il battesimo dello Spirito Santo è ben altro. È qualcosa di reale. È acciaio che ci ferma a terra. È un paio di ali che ci porta in gloria. La pienezza dello Spirito Santo è ciò che è profondamente concreto. Cominciamo a misurarlo a casa nostra. Siate ripieni di Spirito Santo. Se non sei battezzato nello Spirito Santo, ah, ma ho problemi con mia moglie, beh, innanzitutto vi perdonate e vi riappacificate, perché altrimenti non funziona. Dopo cercate il Signore, cercate il battesimo nello Spirito Santo. E quanti lo abbiamo ricevuto? Oh, Dio ci dia grazia di ricercare e realizzare sempre la pienezza dello Spirito Santo. E allora vuoto non c'è. E allora ciò che è inutile, vacuo, ciò che si volatilizza, ciò che è fatuo, tutto questo sarà letteralmente lasciato, perché ho un fuoco dentro le ossa. Io mi sforzo di contenerlo, ma non posso. Cristo in me, speranza di gloria. Guai a me se non evangelizzo. Siate ripieni dello Spirito Santo. Eccoci qui, siamo al cospetto del Signore, il quale vede il nostro cuore, conosce noi, ognuno di noi. Bene, cara sorella o caro fratello, o entrambi, non ha senso recitare la parte della famiglia a posto, affaticarsi per dimostrare che è tutto a posto, non aiuta nessuno. Né tantomeno serve mettere la testa sotto la sabbia e far finta che non accada nulla. Amata sorella, caro fratello, può anche suonare duro, ma è così. Determinati problemi hanno una esclusiva origine spirituale. Ora tu sei al cospetto di colui, l'unico in grado di guarire lo spirito. Aggiungo, non ti illudere, dicendo sì, ma io, il Signore si è usato potentemente di me. Le cose non possono andare insieme. Se siamo ripieni di Spirito Santo, la nostra vita è alla gloria di Dio. Piuttosto, perché insieme a me non vieni ai piedi del Signore e nel nome di Gesù gridi, invochi, aiuto, perdono, dolcezza, forza, perché no, un potente battesimo nello Spirito Santo. Probabilmente, grazie a Dio, abbiamo ascoltato discorsi inerenti a situazioni e problemi che non abbiamo conosciuto, grazie a Dio. Davvero tutto bene. Ma non credete che sia il caso che piuttosto continuiamo a ricercare la pienezza di Spirito Santo? Non pensate che ci sia del vuoto che debba essere riempito, non da altro che non sia il Santo Spirito di Dio? Non pensi che sia il caso che tu e tua moglie ritornate insieme a pregare per ricevere il battesimo nello Spirito Santo? Non credi che sia il caso che tu e tua moglie, io e mia moglie, ritorniamo a ricercare quella pienezza gloriosa che il Signore ci ha promesso? Siate ripieni di Spirito Santo. Concludo. Una domanda. Da quanto tempo non preghi con i tuoi cari e da quanto tempo non realizzate la visita di Dio e non senti magari parlare in lingue tuo marito, tua moglie o tuoi figli? Da quanto tempo? Forse troppo. Ora è il tempo di ritornare a cercare la pienezza dello Spirito Santo. Abbiamo tutto. Abbiamo le promesse del Signore.
Abbiamo Gesù vivente, abbiamo un Dio che è ricco in misericordia. Chiniamo il capo e preghiamo. Gloria al Signore Gesù. Gloria a Gesù, alleluia. La grazia del Signore Gesù, l'amore di Dio il Padre, la comunione e le benedizioni dello Spirito Santo siano con tutti noi.